Ma ciao a tutti! Oggi sono qui per fare un video unboxing, o per meglio dire all'italiana spacchettamento, non di una cosa appena uscita in realtà. Si tratta di un qualcosa che finora io non ho ancora recensito per bene. Forse quasi l'unico prodotto Apple che non ho mai mostrato nel dettaglio in questo canale YouTube. Sto parlando dell'iPad Pro, quello grande, quello da 12, passa pollici, quasi 13 pollici, cioè un mostro praticamente. Io per vari motivi sono per il cercare di evitare il consumismo estremo ad ogni costo solo per avere l'ultima cosa o la cosa più avanzata, più recente, tirata fuori da Apple o aziende del genere. Proprio per questo motivo sono rimasta particolarmente e favorevolmente colpita da quanto sta facendo il portale di Trend Device. Non so se vi è capitato finora di visitare il sito trenddevice.com. Vi linko anche poi qui nella descrizione del video il sito. In pratica è un negozio online dell'usato, ma dell'usato di alta qualità. Di usato garantito, cioè non solo il prodotto Apple è ricondizionato, ma gli viene anche associata un'ulteriore nuova garanzia, ad esempio di 2 anni, come nel caso del prodotto che ho scelto io. E diciamo che è un modo ecologico di acquistare le tecnologie, se proprio ti serve, ovviamente. E quindi adesso andiamolo a spacchettare insieme, vediamo se è veramente pari al nuovo. Non credo di poter fare tutta la configurazione dell'iPad perché probabilmente sarebbe una cosa troppo lenta, però insomma, intanto ci facciamo un'idea del prodotto e anche dell'effettivo ingombro. Ah, poi bisogna dire che è arrivato immediatamente. Momenti, ancora non avevo finito di fare click, che già era fuori la porta. Fatica. Vado? Questa è la scatola. Non so quanto peso, ragazzi. Cioè, non è che sia proprio leggerissima rispetto a quello che siamo abituati con le varie scatole delle iPad Air. Vedete, c'è un sigillo qui. 100% Trend Device. Testato e garantito. Testato e garantito. C'è il sigillo da ambo le parti. Adesso dobbiamo rompere questo sigillo. Uno, due. È un iPad Pro da 128 giga, wifi più 4G, insomma cellulare. Oppla, guardate. È gigante. Ecco qua. Questa è la differenza. Fino a che non ve lo vedete davanti non vi rendete conto. Io l'avevo già visto questo all'Apple Store, però senza utilizzarlo così in prima persona o confrontarlo con gli altri dispositivi. Ha un certo peso. Non si può dire che sia leggero rispetto ai canoni a cui siamo abituati, però ovviamente con questa mole non può certo essere leggerissimo. Allora, adesso io mi metterò gli occhiali per vedere bene se ci sono graffi o cose del genere. Sto cercando di vedere possibili segni di usura. Ma io non ne vedo. Mamma mia, ragazzi, è bellissimo, è perfetto. Qui c'è il solito cosettino qua. Ah, c'è anche la. Non pensavo ci fosse, visto che ho usato. Qui c'è la grappettina per aprirlo, per aprire il cassettino per mettere la SIM card. E gli adesivi pure, i famosi adesivi della mela, stanno qua. Lo tieni in braccio come un bambino. È una cosa stranissima. Allora, per adesso tutto è perfetto. Il sistema di sicurezza d'ACD ha riconosciuto perfettamente le mie impronte. La prima configurazione iniziale lo sto configurando come iPad completamente nuovo, quindi non ci sarà niente dentro. Però diciamo le prime risposte, no, sono la reattività dello schermo, dei comandi touch, della tastiera, piuttosto che la velocità con cui reagisce ai comandi che do, devo dire che sono perfetti. Quindi, anzi, mi sembra particolarmente veloce, però per un signore iPad, essendo un iPad Pro e soprattutto il top di gamma. Oddio, ragazzi, che impressione scorrere tutto sto paginone, cioè ho aperto le impostazioni. È la prima volta che apro le impostazioni sull'iPad Pro. Quindi quando tu apri le impostazioni sull'iPad Pro con tutto questo spazio a disposizione, è bello che vedi un intero paginone lunghissimo di impostazioni senza bisogno che scorri. È quasi inquietante, devo dire, però è comodo perché non devi neanche scorrere. Eccolo qua, il sito Apple Caffè come non l'avevo mai visto, cioè sull'iPad Pro. Gigante, gigante e perfettamente caricato nonostante sia un dispositivo mobile e perfettamente corrispondente a come io l'ho impostato per i computer, quindi per l'interfaccia del browser web di un computer. Il modo in cui viene utilizzato è considerato un blocco, un grosso blocco di appunti oppure un album da disegno di quelli grandi. Avendoci tutto questo spazio, in effetti l'utilizzo di uno strumento come l'Apple Pencil o cose simili
lo rende ancora più completo. Si ha veramente un mix in questo caso tra la comodità di un computer, perché spazi grandi, lettura comoda, eccetera, e la portabilità, anche se relativa, di un tablet. E nella scatola c'è il caricatore e questo è il cavo. Ma sbaglio, è più lungo del solito? Mi pare di sì. Non sapevo che il cavo fosse più lungo del normale. Ma mi sembra che normalmente è così. Questo è quasi il doppio. Non vorrei dire resia. No. Insomma, tutto perfetto. Allora, questo è l'alimentatore. Ed è di Apple. Questo è... Oh, quanto pesa! L'iPad Pro. Devo dire, il problema è proprio che è pesante. Quello dietro è il mio MacBook Pro Retina da 15 pollici. Quello davanti è l'iPad Pro. Adesso prendo l'iPad Pro da 9,7 pollici, le cui dimensioni e peso sono identiche all'iPad Air 2. Vedete questo qua, rosa. Eccoci qua, guardate che differenza. Aiuto. E poi ho l'iPhone 6, quindi 6 normale, da 4,7 pollici, subito sotto. Quindi guardate qui come svetta l'iPad Pro da quasi 13 pollici, guardate che differenza enorme c'è. Comunque, come dice, cioè, la posizione con questo schermo così grande, nonostante, ripeto, l'ingombro ci sia e anche il peso, ma mettersi così e disegnare sembra proprio di utilizzare un blocco da disegno vero e proprio. È molto comoda la sensazione di poter far tutto senza dover necessariamente far scorrere uno schermo. E adesso proviamo a utilizzare per la prima volta una tastiera veramente grande sull'iPad. Ricchezza di comandi. Non è mai stato così comodo inserire le faccine come sulla tastiera di iPad Pro. Essendo così ampia la tastiera, hai sempre tutti i comandi a portata di mano, cioè non devi andarteli a cercare. La cosa particolarissima è che per la prima volta nell'interfaccia grafico dell'applicazione di default note di Apple avanza spazio a destra e sinistra, perché lo spazio per scrivere la nota al massimo è questo, cioè quello che di solito si vede su un iPad normale. Invece qui addirittura avanza lo spazio. E qui prima vi stavo facendo vedere la comodità dell'uso su un foglio così ampio dell'Apple Pencil e quindi delle funzioni per disegnare. Ora ho preso il pennarello, però guardate, e poi si possono mischiare insieme i colori, guardate che effetto carino. E poi vabbè, con l'Apple Pencil è la morte sua, perché avendo l'Apple Pencil il riconoscimento dei livelli di pressione, vediamo che a seconda di quanto intensamente io premo sullo schermo ci sarà un tratto più lieve o meno lieve. Sempre grazie allo schermo ampio dell'iPad sarà molto più comodo utilizzare le funzioni di split screen, quindi dividere in due lo schermo e utilizzare un'applicazione da una parte e un'applicazione dall'altra. Qui per esempio, ecco, decidiamo anche che porzione di schermo destinare a un'applicazione e che porzione invece destinare a un'altra. Vedete, in questo modo io posso decidere di continuare a lavorare alle mie note prendendo appunti sul video che sto vedendo, che poi sappiamo anche che da un po' di tempo a questa parte abbiamo modo di metterlo in modalità picture in picture e quindi portare il video dove vogliamo. E se cercate di vedere video su YouTube con l'iPad Pro grande ad alta definizione, dovete farlo con l'app e andare nelle impostazioni della qualità, perché dal sito web non lo vedete. Guardate che bello! Finalmente il mio video girato con il drone! In full HD, 60 fotogrammi al secondo, trova giustizia anche sull'iPad. Guardate come si vede. Bellissima, è la prima volta che lo vedo così. Guardate che bello! Queste sono le orme di dinosauro che abbiamo trovato in Puglia, scoperte grazie al drone, fotocamera del DJI Phantom 4. E in tutto questo però volevo farvi vedere che fa un certo effetto quando mettete l'iPad così in modalità portrait, neanche c'entra nel riquadro della fotocamera, guarda, non riesco neanche a inquadrare tutto, e poi appunto fate uscire questo paginone da riempire. Guardate che strano che effetto che fa in modalità portrait in visione verticale il fatto di scrivere su questo schermo così grande, cioè sembra come di mettere le mani direttamente sul computer. E a questo proposito notare il rapporto tra l'iMac da 21 pollici, che anche questo è super sottile, eccetera eccetera, e l'iPad Pro. Il lato verticale va a coincidere con lo spazio di utilizzo dell'iMac. Quindi spero che con questo video vi possa aver dato una dritta utile, a parte per quanto riguarda l'iPad Pro, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di acquistare prodotti validissimi e perfetti e praticamente nuovi a prezzo molto più basso, con tutti i controlli, le garanzie e le certificazioni del caso, con il sistema Trend Device. Dico questo perché io per ora è questo quello che ho provato. E se volete, sempre su questo sito potete anche vendere il vostro usato, altra cosa molto
positiva che a breve sperimenterò e poi vi potrò raccontare com'è andata. Se questo video vi è stato utile, ditelo con un pollice in su qui nel riquadro YouTube e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale, tanto basta un semplice clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. Grazie come sempre per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!